Ipotesi di corruzione su alcuni appalti legati alla refezione per le mense e un altro appalto relativo invece ad un intervento edilizio alla periferia di Verona. Con queste accuse, otto dirigenti dell'AGEC, l'Istituto delle Case Popolari Scaligero, e un imprenditore di Bressanone, sono stati sottoposti a altrettante ordinanze di custodia cautelare eseguite dalla Guardia di Finanza Scaligera. In carcere sono finiti il direttore generale di AGEC, Sandro Tartaglia, il direttore per i servizi istituzionali, Stefano Campedelli, la dirigente Francesca Tagliaferro e l'imprenditore altoatesino, Martin Klapfer. Ai domiciliari invece le altre dirigenti AGEC, Alessia Confente, Luisa Fasoli ed i dipendenti Giovanni Bianchi, Davide Dusi e Giorgia Cona. Le 9 ordinanze di custodia cautelare sono state disposte dal giudice del Tribunale di Verona Paolo Scotto Di Luzio nell'ambito dell'inchiesta coordinata dal sostituto procuratore Gennaro Ottaviano. Questa indagine aveva preso via a fine ottobre dello scorso anno, dopo un esposto dell'allora presidente AGEC Michele Croce, poi sostituito ai vertici dell'azienda. Gli inquirenti si sono soffermati in particolare sui 28 milioni di euro di appalti per il servizio di refezione scolastica nel periodo 2010-2013 e per il successivo triennio fino al 2016, ma anche della realizzazione di alloggi residenziali pubblici nell'area Fondo Frugose, vicino a San Michele Extra, alla periferia di